L'idea era proprio quella di creare questo mega evento qui nel circolo del tennis Pollimeni di Reggio Calabria, che ovviamente è il circolo più rappresentativo della nostra regione, che ha conseguito risultati straordinari nel corso dell'annata agonistica, e questo vuole essere anche un riconoscimento a questo sodalizio che così bene si è comportato. Ovviamente abbiamo unito a questo Master di Tennis Europe, che già è un evento di per sé dal punto di vista agonistico, i migliori atleti under 14 e under 16 d'Europa che si confrontano sui nostri campi, è già un motivo di orgoglio. Poi questa cerimonia di premiazione, che come può vedere è molto partecipata, quindi ha riscosso anche grande successo proprio per via del fatto che comunque possono ammirare anche questi giovani atleti che hanno un futuro certo nel tennis professionistico. Per quanto riguarda il tennis calabrese abbiamo solo note positive in questo ultimo periodo, sono 7 anni che i numeri crescono ininterrottamente, iniziamo ad avere anche qualche risultato dal punto di vista agonistico con ragazzi usciti dai nostri centri di allenamento che si stanno facendo strada a livello di tennis internazionale giovanile e a livello di tennis nazionale. Certamente l'obiettivo adesso è riuscire a far sì che questo grosso movimento di base produca anche un campione, quello sarebbe veramente la ciliegina sulla torta.